Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ovvio che non si fa mai abbastanza in nessun campo, quindi anche in questo. Le faccio un esempio, il mio movimento Forza Italia ha proposto un piano sulla siccità che punta alla creazione di invasi per evitare la dispersione di tante acque. Pensiamo all'acqua piovana, pensiamo a tante situazioni che potrebbero essere gestite diversamente. È una misura parziale, anche questa però potrebbe essere attuata in un tempo accettabile. C'è poi il vecchio tema della dispersione anche delle risorse idriche, che è un tema diverso, parallelo. Noi abbiamo tentato molte volte di spiegare che un conto è la proprietà pubblica dell'acqua, che tale deve restare. Altro è la gestione, che se fosse più aperta a privati eviterebbe la lamentazione perenne sulla dispersione del 40, del 50, del 60, del 70% di acqua attraverso tubature inadeguate, perché spesso mal gestite da strutture pubbliche. Ma ogni volta si fa una retorica mentendo, perché la proprietà dell'acqua resta pubblica, è la gestione che se si aprisse a privati potrebbe, certo, sempre con prezzi controllati, evitare una dispersione. Per il resto, le aggiungo una questione, noi dobbiamo assumere provvedimenti, certo, in Italia, in Europa. Noi riteniamo che per esempio sull'industria automobilistica la data individuata sia troppo ravvicinata per passare a un elettrico che probabilmente non ci sarà e che produrrà altro inquinamento, perché macchine elettriche potrebbero essere alimentate da colonnine che prendono energia da produzioni di centrali. E poi le voglio dire un'ultima cosa, ma la faccia dire. Noi possiamo fare in Europa tutto quello che vogliamo, ma se la Cina e altri pezzi di pianeta inquinano nel silenzio mondiale in maniera devastante, è come se lei mettesse, che ne so, la museruola a un cane e allora, poi invece torbe di lupi sbranano le pecore. La questione della Cina e di altri paesi è prioritaria. È la questione che ho rivolto poco fa. Con le infezioni, con l'inquinamento, e nessuno dice nulla. A Luca Mercalli.